Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi volevo farvi questo tutorial di orecchino, molto semplice, con come al solito pochi materiali. Ecco, lo vedete anche nel retro, una bellissima goccia, veramente bella. E l'ho chiamato sempre ieri, perché? Perché parlavo con delle amiche e così abbiamo detto, ma sembra ieri che ho iniziato a lavorare con le perline, sono passati già 10 anni, andiamo per gli 11. Quindi mi è sembrato un nome che poteva star bene. Questa avventura è iniziata quasi 11 anni fa e non avrei mai pensato che mi avrebbe portato a questi risultati. Sono felice di questo. Ok, adesso vi vengo ad elencare i materiali che servono per fare l'orecchino sembra ieri. Allora, intanto occorre, dunque lo teniamo qui vicino così, un rivoli, eccoli, questi sono rivoli di vetro molto molto belli, 14 mm Golden Shadow, molto molto bello. Poi serviranno due colori di cipollottini, 3x2, questo colore un po' metallizzato, arcobaleno e bianco trasparente, cristallo. Io sto usando come roccaglio 11.0 le roccaglie della Toco, però presumo che vadano bene anche le migliori. Ecco, io utilizzo queste color gold oro. Invece come 11.0 le piccoline Miyuki, io non uso le Toco, lo sapete, e sono le 10.52, eccole qua, sempre color gold oro. Come filo 1.015 Fineline e una bellissima goccia che mi ha regalato Margherita Sparavigna, la mia coadmin di tutorial gratuiti con le perline, il nostro gruppo. E mi erano piaciute molto quando lei mi ha fatto vedere queste gocce e mi ha dato due delle sue gocce. Veramente no, me ne ha date di più, però di questo colore, e io le utilizzo in questo tutorial perché sono veramente molto molto belle. E poi infine una monachella color oro. Io direi che possiamo iniziare. Ah no, scusate, questa volta abbiamo un po' di materiale. Servono anche delle Super Duo, eccole, le vedrete più dalla parte, diciamo, retro del rivoli. E allora utilizzo, non si legge ormai più, vabbè, però sono, ora ve le faccio vedere. Sono un pochino oro e turchese, turchese Tiffany però, non il classico turchese. Ok, quindi buon tutorial, a dopo. Allora iniziamo con una incastonatura veramente semplice, una delle più semplici che io abbia mai fatto. Quindi inseriamo sul lago per 7 volte 2 roccaglie 11 e 2 roccaglie 15. Quindi ancora 2 roccaglie 11 e 2 15. Ne abbiamo due, tre, quattro, un'altra ancora. Abbiamo iniziato con le 11 e terminiamo con le 15. Tanto ora le contiamo insieme, non c'è problema. Abbiamo inserito sul lago il gruppetto di 2 roccaglie 15 e 2 roccaglie 11.
Quindi avremmo fatto sette di questi, diciamo, insieme di perline. Quindi uno, due, tre, cinque, sei e sette. Iniziamo con le 15 e terminiamo con le 11 e chiudiamo a cerchio. Vedete che è una incastonatura veramente, veramente semplice. Ora dovremmo ripassare all'interno di tutte le rocaglie e fare il classico nodino. Eccoci qui. Abbiamo praticamente ripassato all'interno di tutto questo gruppo di perline e facciamo i classici nodini. Direi un'altra volta. Ecco qui. Poi se volete potete fare anche qualche altro nodino all'interno della lavorazione. Per esempio, un altro almeno qui conviene farlo. Questo chiaramente per le principianti, perché poi chi è esperto sa come muoversi e come fare i nodini in maniera tale che il lavoro, una volta che si toglie il filo, questo qui in eccesso, non si disfi tutto quanto. Questo è un classico. Ok, ci dobbiamo portare ad uscire dopo le rocaglie 15-0. Scusate, 1110. Ecco. Ora le rocaglie 15 le possiamo togliere perché non ci servono più. Ecco, è inutile tenerle perché riescono adesso. Abbiamo soltanto le rocaglie 11. Come ripeto, dobbiamo uscire dopo le due rocaglie 11 e prendiamo sul lago 8 rocaglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eccole qui. 4 e 4, 8. E rientriamo nel gruppetto di 2 rocaglie 11 nello stesso gruppetto, diciamo, usciamo da questa rocaglia, rientriamo in quella prima e formiamo questo archetto. Poi attraversiamo le 11, le 15 e usciamo dalla 11 successiva, dall'ultima del gruppetto. E riprenderemo comunque altri 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eccola qui. Sono 4 e 4, 8. E nuovamente faremo questo archetto. Ora lo facciamo un'altra volta perché, come avete visto, è un lavoro molto molto facile. Una incastonatura veramente veramente semplice e velocissima. Quindi prendiamone altre 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sono 4
e 4, 8, eccole qui, 4 e 4, 8. E nuovamente rientriamo nella prima rocaille 11, 0. Ecco, dobbiamo fare questo lavoro su tutte le rocaglie 11, 0. Io direi che ci possiamo vedere quando siamo a questo punto. A dopo. Ecco qui, abbiamo inserito l'ultimo gruppetto di 5. A questo punto dobbiamo risalire fino alla quinta rocaglia sempre di questo gruppetto di 5. Quindi risaliamo nelle prime 3 e poi nelle altre 2. Ecco qui, andiamo a prendere le due centrali di questo gruppetto di 8. E a questo punto prendiamo una rocaglia sempre 11 e ci inseriamo nelle due rocaglie centrali del gruppetto di 8 appena inserite. Ancora una rocaglia e sempre andiamo ad inserirci nel gruppetto di 2 nelle centrali. Poi prendiamo un'altra rocaglia, sempre 11, ed entriamo nelle due, nelle due centrali. Questo lo possiamo fare insieme perché è un passaggio molto veloce. Ecco, altre due. Poi ancora. Controllate sempre di posizionarvi sulle due centrali e avere tre rocaglie da una parte e tre dall'altra. Ecco, questa è l'unica, diciamo, attenzione che dovrete avere. Nella seconda. E poi adesso ci ricongiungiamo, vedete, al gruppetto di due da dove siamo partite, ecco. Adesso ci conviene comunque entrare qua per un pochino, ecco, fino almeno a questo gruppetto. Quindi entriamo nelle due e nella rocaglia appena aggiunta. E a questo punto prendiamo il nostro bel rivoli, lo mettiamo a testa in giù e poi praticamente l'incastonatura già è fatta. Vedete quanto è veloce. Adesso ripassiamo chiaramente almeno una volta in tutte queste rocaglie 11-0, perché diciamo che nella parte retro sono tutte 11-0. Ecco qui. Abbiamo quasi finito il rinforzo di questa parte retro dell'incastonatura. Ma poi, essendo un orecchino, è inutile stare a rifinire troppo bene. Ecco, questo è sufficiente. Vedete, ha chiuso bene. Ora dovete prestare un pochino di attenzione una volta che avete rinforzato tutto quanto la parte retro dell'incastonatura, dobbiamo uscire da questa rocaglia che si trova in corrispondenza, diciamo, dell'inizio dell'archetto che abbiamo fatto che abbiamo inserito di 8 rocaglie. Vedete? Qui abbiamo le 11, 0 e qui poi noi avevamo fatto un archetto. Ecco, dobbiamo salire di due rocaglie. Poi lo riconoscete perché è un pochino più largo rispetto alla parte dove
ci sono invece le 11.0, vedete qui è più stretto. Ecco, in questa parte un pochino più larga dove ci sono le 11.0, noi dobbiamo salire di 2 rocaglie e quindi ne lasciamo soltanto una, vedete? E a questo punto prendiamo i cipollotti. Ecco qui, noi usciamo da questa, adesso vi avvicino un pochino, usciamo dalla seconda rocaglia, ecco, tra la seconda e la terza, e prendiamo un cipollotto 3x2 e ci portiamo sempre nella stessa posizione su questa rocaglia che è speculare a quella dalla quale siamo usciti. E in questo spazio inseriamo un cipollotto. Poi, sempre nella centrale tra la seconda, vedete, sono tre, nella centrale risaliamo ed uniamo questi due archetti che avevamo fatto e prendiamo ancora un'altra rocaglia. Se col filo usciamo in su per inserire il cipollottino, scendiamo in giù e tiriamo bene. Poi nella rocaglia a fianco risaliamo, sono sempre tre, sempre su quella centrale, vedete? Eccola. Tiriamo bene e prendiamo un altro cipollotto e scendiamo in giù sempre nella centrale delle 3 rocaglie che si trovano in questo punto. Poi nuovamente saliamo questa, eccola. Non vi sbagliate perché è sempre sulla centrale che lavoriamo, sia nel primo archetto che nel secondo. E poi, ecco, dobbiamo soltanto unire questi archetti. Anche questo è un lavoro molto molto semplice, io direi che potete proseguire e ci vediamo una volta terminato l'inserimento di queste cipollotti. Eccoli, vedete? A dopo. Ecco qui, stiamo inserendo l'ultimo cipollotto. Adesso dobbiamo centrarlo perché in effetti come vedete, questi cipollotti sono legati soltanto da una parte e dobbiamo cercare di centrarli un pochino. E allora dobbiamo sempre da questo ultimo che noi abbiamo inserito, vedete? Eccolo. Torniamo indietro e usciamo dalla parte bassa della rocaglia mentre siamo entrati nella parte alta e facciamo semplicemente questo tipo di lavoro perché così noi riusciamo a centrare il cipollotto, vedete? Quindi notiamo che siamo usciti dalla rocaglia dalla parte alta ed ora entriamo nella parte bassa. E così lo abbiamo centrato. Poi ci uniamo all'altro, diciamo all'altra rocaglia, vedete? Sempre nella parte opposta. Quindi siamo entrati dalla parte alta e questa volta invece usciamo dalla parte bassa. Abbastanza semplice, una volta che avete capito il concetto che
per centrarlo sulla stessa rocaglia dobbiamo entrare nella parte opposta in maniera tale che il cipollotto rimanga bello centrato. Ecco, dobbiamo praticamente rifare questo tipo di lavoro su tutti quanti i cipollotti, in maniera tale che, vedete, risultano ben centrati e non un po' storti, diciamo. Ok, io direi che anche questo è un lavoro che potete assolutamente fare da sole, perché una volta capito, abbastanza, poi si vede il filo che esce, quindi non c'è assolutamente problema. Ecco, vedete. Poi vedete che il filo usciva dalla parte superiore, noi invece entriamo nella rocaglia della parte inferiore. Ok, ci vediamo una volta terminato tutto questo ulteriore rinforzo. A dopo. Abbiamo terminato questo, diciamo, ulteriore rinforzo. Ora ci troviamo nel punto dove noi siamo tornati indietro, quindi dobbiamo unire queste due rocaglie, altrimenti rimangono staccate. Ecco, molto semplice. E entriamo nuovamente nel cipollotto, che è il primo che abbiamo iniziato a, diciamo, a centrare. Ecco qua, abbiamo finito tutto questo lavoro. Ora dobbiamo prendere, ecco qui, le super tuo. Togliamo i cipollotti perché non servono e adesso lavoriamo con le Super Duo. Come vedete è abbastanza semplice. Ecco qua, usciamo dal cipollotto, il primo che ci troviamo davanti, e prendiamo tre Super Duo. Una, tre. Io ho preso queste un pochino oro e turchese Tiffany, diciamo, eccole qui, e ci introduciamo nel cipollotto immediatamente successivo e tiriamo bene. Poi ne prendiamo altri tre, uno, due e tre, e ci introduciamo nel cipollotto successivo. Anche questo è un passaggio molto molto semplice che, insomma, potete assolutamente fare da soli, perché dobbiamo soltanto inserire tra i cipollotti tre rocaglie, tre super duo, eccole. Quindi direi che ci possiamo vedere una volta terminato questo inserimento. Quindi a dopo. Stiamo inserendo l'ultimo gruppetto di tre super duo, e con le super duo anche abbiamo terminato. A questo punto dobbiamo salire nel foro superiore della prima super duo del gruppetto di tre. Ecco, abbiamo cambiato, io perlomeno ho cambiato colore dei cipollotti, sempre 3x2. Potete anche utilizzare lo stesso identico colore, questo non cambia assolutamente. Qui siete libere. E andiamo nel foro superiore della seconda super duo. Poi prendiamo un altro cipollotto e prendiamo sia l'ultimo del gruppetto di tre di super duo che la prima del gruppetto di tre di super duo. Ecco. Qui le uniamo, vedete? Ma tanto lo facciamo ancora un'altra volta, assolutamente. Ecco, qui inseriamo, praticamente dobbiamo inserire per ogni gruppetto di tre super duo due cipollotti, ecco. E poi ci uniamo alla prima super duo del gruppetto successivo. Ecco qui. Prendiamo ancora.
faccio vedere un'altra volta, ma insomma mi sembra un passaggio veramente semplice. Dovete, ecco, questa è l'ultima e poi entrate anche nella prima del gruppetto successivo. Ecco come si devono trovare soltanto, diciamo, questa è la centrale prima e dopo la centrale, poi si uniscono con il filo i gruppetti. Allora, ci vediamo una volta inserite tutte le rondelle. A dopo. Abbiamo inserito l'ultimo cipollotto 3x2 e poi ci uniamo alla super duo del gruppetto di 3 alla prima e chiudiamo questo giro. Come si dovrà presentare il lavoro, molto semplice. Non è un orecchino molto grande comunque. Adesso dovete attraversare il cipollotto, la super duo ed il cipollotto, diciamo il gruppetto, ecco qui, vedete? E in questo spazio dove abbiamo unito le due super duo sopra il cipollotto del giro del primo giro praticamente, dobbiamo prendere quattro rocaglie, 1, 2, sempre 11, 0, 4. E ci inseriamo nel cipollotto nella super duo e nel cipollotto pezzo mago e nel cipollotto successivo poi. Praticamente dove noi abbiamo unito le due super duo inseriremo sopra 4 rocaglie 11 0. Quindi ancora 1, 2, 3, 4. Eccole. E ci inseriamo nel cipollotto successivo, nella super duo, ecco, e nel cipollotto. Vedete? Poi ancora 4 rocaglie. Io ho pochissimo spazio, per voi sembra tanto grande il tavolo, ma è veramente piccolo il punto dove la telecamera prende, molto vicino, quindi delle volte le do una bella botta. Ecco. E poi ancora nel cipollotto. Facciamo un'altra volta per farvi vedere, ma insomma è abbastanza semplice. 2, 3 e 4. Eccolo qui. E ci inseriamo in questo gruppetto di cipollotto, super duo e cipollotto. Ok, io direi che possiamo vederci una volta terminato questo inserimento di 4 rocaille. A dopo. Abbiamo terminato l'inserimento di 4 rocaglie 11-0. Io direi che a questo punto dobbiamo raddrizzare un pochino il lavoro in maniera che venga bello dritto. Usciamo dal cipollotto e attraversiamo le prime due rocaglie. Eccole qua. Allora, quindi abbiamo detto: usciamo dalla centrale del gruppetto di 4, prendiamo una 15 0 e ci inseriamo nelle altre due. E attraversiamo soltanto il cipollotto, vedete? Soltanto il cipollotto, perché sopra la super duo, ecco qui tiriamo così forma questa punta, sopra la super duo inseriremo una 11 0. E poi attraversiamo il secondo cipollotto. Questa super duo, questa 11 andrà sopra la super duo.
Poi ancora attraversiamo le due 11 del gruppetto di 4, eccole. Prendiamo una 15-0 e la inseriamo tra le 4, diciamo al centro del gruppetto, e attraversiamo anche, oltre alle due 11-0, anche il cipollotto. Mi ripeto, abbiamo poco spazio. Poi prendiamo una 11, eccola, e ci inseriamo sopra la Super Duo. Ora lo facciamo un'altra volta perché è abbastanza semplice come lavoro. Eccolo. Poi si raddrizza, non c'è problema assolutamente. Poi prendiamo una 15 e la inseriamo nel gruppetto, nel centro del gruppetto di 4. Ecco, mettiamo la 11 e poi chiaramente proseguiamo a fare l'inserimento della 15 tra i gruppetti di 4 e la 11 sopra la Super Duo. Io direi che ci possiamo vedere alla fine di questo giro. A dopo. Siamo all'inserimento dell'ultima rocaglia 11-0, questa sopra la Super Duo. Ora attraversiamo le rocaglie che ci troviamo davanti. La 15 la salterei così la punta rimane bella in rilievo e dobbiamo uscire dalla 11-0 che si trova sopra la Super Duo. Ora prendiamo 6 rocaglie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eccole, 6 rocaglie 15. Eccole qui, 3 e 3, 6. E ci andiamo a portare sul cipollotto che abbiamo messo nel primo giro, vedete? Poi prendiamo altre 6 rocaglie, sempre 15. Ora lavoriamo con le 15. Eccole, le contiamo. 3, no, ne ho messa una in più. Eccole qua, 3 e 3, 6 e ci portiamo nella rocaglia 11 sopra la Super Duo. Poi prendiamo altre 6 rocaglie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eccole, 3 e 3, 6 e dalla rocaglia sopra la Super Duo andiamo nel cipollotto del primo giro e si viene a formare una specie di motivo un po' a stella, vedete? Che mantiene bello rigido anche, è già sostenuto, non ci sarebbe bisogno, però è carino. Poi se vi piace anche così potete anche terminare a questo punto assolutamente. Quindi prendiamo altre 6 e ci portiamo sulla rocaglia. Ecco. E poi ancora abbiamo finite. Adesso ve lo faccio un'altra volta, ma poi anche questo, come avete visto, i passaggi sono tutti molto molto semplici. Quindi prendiamo altre 6, 2, 3, 4, 5 e 6, eccole, e ci portiamo sul cipollottino. Vedete? Si forma questa specie di stellina all'interno della lavorazione.
Io direi che ci possiamo vedere una volta fatto tutto questo abbellimento intorno. Dovete quindi mettere 6 rocaglie 15 e andare sulla rocaglia 11 sopra la Super Duo, questa, eccola, e poi altre 6 andare nel cipollottino, poi nuovamente sulla rocaglia, poi nel cipollottino e fate tutto questa specie di zigzag. A dopo. Siamo all'inserimento dell'ultimo gruppetto di 6, 15, 0. Ecco, e ci inseriamo nella rocaglia 11, 0. Ecco qui. A questo punto dobbiamo inserire, vedete, la goccia. Io l'ho inserita sulla punta. Voi potete inserirla dove volete, l'importante è che poi l'orecchino sia sempre la goccia sia sempre nella stessa posizione nei due orecchini. Ecco, adesso iniziamo inserendo due rocaglie 11. Ecco, le 15 le possiamo togliere che non ci servono. Ora lavoriamo con le 11, due rocaglie 11. Poi prendiamo la goccia, la bellissima goccia, veramente bella, e 3 rocaglie. Sempre 11 e rientriamo nella stessa diciamo goccia per formare questa puntina. Ecco, che carina come abbellimento. Poi ne prendiamo altre due, ecco, e siamo usciti da questa parte, vedete, e rientriamo invece nella parte opposta. Ecco qui. E poi, io purtroppo, vedete, avevo preso tanto filo, ma poi alla fine è stato appena appena sufficiente. Quindi faccio un rinforzo semplicemente nella parte superiore, però io vi consiglio di rientrare con il filo anche nella parte inferiore della goccia, però a questo punto non ho filo e quindi vi volevo far vedere l'inserimento della monachella. Ecco qui. Diciamo che può andare bene. Passiamo nella parte, ecco. E abbiamo inserito la goccia. Ora dobbiamo risalire e portarci su questa punta qui dove c'è la 15.0 piano piano e poi vi faccio vedere come inserire la monachella. A dopo. Abbiamo raggiunto il vertice diciamo di questo gruppetto dove c'è la 15.0. Ed è, vedete, speculare rispetto alla goccia. Ora qui dobbiamo semplicemente prendere 6 rocaglie, 3, 4, 5 e 6 rocaglie. Eccole qui. E praticamente rientriamo nella 15.0. Abbiamo chiuso il cerchio e dobbiamo nuovamente rinforzare queste rocaglie dove dovremmo poi inserire la monachella. Abbastanza semplice come lavoro, vedete. Prendiamo la monachella, la inseriamo nel verso giusto chiaramente e poi andremo a chiudere il filo tondo tondo facendo dei nodini e l'orecchino è terminato. Ecco qui, gli orecchini sembra ieri sono terminati e spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Un bacio a tutti e al prossimo. Ciao ciao!